L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. È lui, è Sgarbi, è Vittorio Sgarbi, il professore. Professore, buongiorno. Ecco. Olè. Dunque siamo al cospetto di una catastrofe economica, perché alle perdite di catastrofe, voglio dire fra virgolette, adesso non esageriamo. Alle perdite di ieri si aggiunge una mattinata di borsa nella quale siamo a meno 5, ma ovvio che questo coinvolge anche tutta l'Europa, ma noi ne soffriamo sempre di più. Che cosa può accadere? Sono movimenti speculativi di finanza internazionale che ci governa tutto il mondo, che governa tutto il mondo, sono fenomeni locali o cosa, caro professore? Ma credo che sia il segnale di una fine dell'egemonia occidentale rispetto alla struttura della società e un'organizzazione del lavoro che creano delle sacche infinite e irrimediabili di inefficienza, di inutilità, di incapacità di produrre a fronte di un mondo che avanza, che è prevalentemente quello cinese e indiano, dove nell'arco di tempi molto brevi si riproducono e avanzano verso la società avanzata e uno sviluppo industriale che ha regole diverse e meno rigide del nostro, 20-25 milioni di persone all'anno, cioè le stesse che lavorano nelle aree industriali europee come Francia, Italia, Spagna, Germania, quindi noi saremo sopraffatti in tempi non so come calcolabili, ma non impossibili da misurare, da una forza lavoro che ha maggiore efficienza e minori necessità, e minori esigenze, quindi più efficienza e meno esigenze vogliono dire mobilità del lavoro, vogliono dire non sindacati che non stabiliscono posti obbligatori, vogliono dire una serie di salari più bassi e quindi siccome non si può tornare indietro, non si possono togliere a chi ha maturato dei diritti, diritti che ha maturato, quindi dagli stipendi alle pensioni, certo. ai giorni di... Perché per esempio le nostre città spengono e non producono nulla dopo le 7 di sera, perché ci siamo ormai messi in un sistema di pigrizia pensionistica della società, più ancora che degli individui, che si contrappone a un efficientismo invece aggressivo e irruento di altre società che avanzano. Per cui mi pare inevitabile che noi nell'arco di non molto tempo, sentivo ieri la volontà di alcuni cinesi di comprare Finmeccanica, l'Augusta, entrare in produzioni che erano tipicamente nostre da parte dei cinesi. E quindi è evidente che noi abbiamo una società rigida. Appena Berlusconi propone un programma di mobilità del lavoro alla Unione Europea, in Italia c'è un'unione unitaria della sinistra e dei sindacati, i quali non hanno ragione o torto, non fanno altro che difendere diritti acquisiti, fino a che essi vengano messi in dubbio o revocati. E quindi di fronte a questo anche il paradosso della pensione, per cui non si può dire che si va in pensione a 67 anni se non nel 26, è una presa per il culo, cioè siamo nel 2011, mancano 15 anni al 26, chissà cosa sarà capitato in questi 15 anni, e noi stabiliamo che perché io e lei andiamo in pensione a 67 anni dobbiamo aspettare il 2026. È evidente che Berlusconi ha tentato un azzardo per dire è giusto, ma aspettiamo che io sia morto, perché è evidente che lui nel 2026, avendo 90 anni, se non morto, inefficiente. E questo vuol dire rimandare a un tempo che non è né programmabile né prevedibile quello che sarebbe giusto oggi, cioè che uno a 67 anni oggi lavori è sacrosanto, però le garanzie che abbiamo acquisito ci portano a pensare di poter andare in pensione a 59, a 60, e che le donne debbano avere un'età pensionabile diversa dagli uomini, cioè abbiamo creato una società di garanzie legata a
una dimensione di opulenza e di sviluppo che evidentemente stabiliva anche la quiescenza e anche il momento in cui l'uomo finisce di lavorare prima del buon senso. E questo perché ci si muoveva in una società di come dire, crescente benessere. Adesso che questo è più difficile, che tutto è bloccato, non è che la società sia cambiata, sono cambiati gli attori. Certo. E quindi tra uno di 60 anni che aspetta di andare in pensione e un ventenne cinese che ha davanti 40 anni di lavoro, noi siamo naturalmente sconfitti, cioè siamo vecchi. Quindi c'è un passaggio proprio di credo, e avvertiamo questo, e lo avvertiamo quando le masse agricole contadine cinesi vanno verso le città, si inurbano, studiano, si laureano, producono una forza lavoro perfezionata in masse così ampie da essere competitive, come dicevo con i numeri di prima, certo, i 22 certo. milioni che ogni anno vengono prodotti dalla Cina, sono la quantità di forza lavoro che noi abbiamo in un intero paese di Europa. E allora cosa dobbiamo dire? Non è che possiamo cambiare i dati che l'economia impone attraverso il funzionamento la macchina produttiva, che dobbiamo fare? Certo, condivido appieno la sua brillante analisi, ancorché la necessità di omologarci a stili di vita diversi, vale a dire quelli appunto della Cina, dell'India, no? Perché ci dovremmo omologare esattamente a questo, il futuro è questo, non c'è dubbio, e cambiare i nostri stili di vita, la sua brillante analisi è esattamente così. Le chiedo un'opinione su quello che è stato poi ieri il giudizio su Consorte, Fazio e Caltagirone relativamente alla vicenda Unipol. Si va dai 3 anni e 6 mesi a Fazio, più o meno siamo nella stessa condanna per Consorte Caltagirone. Dunque il suo commento nel merito, professore? Ma che sono condanne inutili, quella a Fazio è la condanna a un signore che ha fatto cose molto stimate ed ammirate, lo si indicava spesso, come oggi si dice di Draghi, come un premier di garanzia, come un uomo sopra le parti, poi quando ha ritenuto di dover parteggiare, e forse in questo ha sbagliato, ma l'ha fatto sicuramente in buona fede, ritenendo che favorire una banca italiana fosse cosa più giusta che non una banca inglese o di altra nazionalità, ha evidentemente fatto l'equilibrio e l'equità che si chiede a un presidente, a un governatore della Banca d'Italia, dimenticando però che essendo Banca d'Italia può esserci in lui una componente nazionalistica e di garanzia per il proprio paese che lo ha mosso a fare una cosa non corretta, ma io sono assolutamente... Mi perdoni convinto, però, perché l'intimità del rapporto con Fiorani era anomala anche, no? Ma Fiorani, io me lo ricordo, perché io, ovviamente Fiorani non solo lo conoscevo, ma gli ho lungamente parlato anche nel momento del suo declino, ed era un uomo che aveva stati di alterazione visionaria determinati da situazioni personali, sì, che lo facevano certe volte vedere delirare come se fosse il re del mondo. Sì. E però in quel momento non c'era nessuno, dico quando era potente, che non lo considerasse come una, non so, come oggi si considera Montezemolo, una figura di riferimento. Quindi era l'intimità fra i due, era motivata dalla conquista di fiducia e di credibilità che aveva ottenuto Fiorani con il suo movimentismo. Infatti i suoi dipendenti, che io pure conosco e che ogni tanto incontro, dicono che nessuno era stato capace di animare la loro banca come lui. Se poi dentro questa animazione ci fossero delle azioni, come dire, spericolate, questo però, voglio dire, io ne conosco molti altri di finanzieri che hanno molto spericolato, uno dei quali è il proprietario di Repubblica, che è stato sicuramente più spericolato di Fiorani. Poi probabilmente l'ha lavorato in tempi diversi e con maggiori prudenze, ma non ha fatto nulla di diverso. E Fiorani è arrivato molto tardi a fare un'attività corsara che gli ha guadagnato credito, se guardiamo i giornali, su quello che era Fiorani quando andava al Quirinale o quando, manca solo, credo che l'abbiano fatto nel Cavaliere del Lavoro, perché gli abbiano riconosciuto una capacità di intrapresa assolutamente fuori dall'ordinario. Evidentemente questo ha affascinato un signore di Arpino,
ciociaro e un po' arcaico come era Fazio, certo, e lo ha convinto che la spregiudicatezza e la velocità non fossero estranee a una correttezza di fondo. E la correttezza in realtà sarà anche stata, io credo, poi nei conti di Fiorani, con la differenza che poter fare una banca italiana e allargare il suo potere è stato favorito dalla credulità di Fazio. Però sarebbe interessante per la condanna vedere quanti soldi ha avuto Fazio da Fiorani. Se non ha avuto neanche una lira, vuol dire che era in buona fede, cioè che era convinto, era innamorato, era attratto dal movimentismo di Fiorani e lo ha favorito. Ha fatto quindi un atto psicologicamente discutibile, ma se non trovano milioni di euro, come non troveranno, dovranno riconoscere che Fazio non era un uomo disonesto, cosa che io dico, non lo conoscevo bene, ma non sono particolarmente suo amico, ma non ho mai pensato che fosse un uomo disonesto. Di Fiorani penso che fosse un uomo spregiudicato e capace, di Consorte, che infatti non per caso era legato alla banca di Bersani, a quello che abbiamo letto, sappiamo che ha maturato un tesoretto personale di 50 milioni di euro, che non mi pare che nessuno gli abbia sequestrato. Allora la pena non dovrebbe essere di 3 anni e mezzo, ma se si verifica che il guadagno che io e lei non faremo in una vita, lui lo ha fatto in 6 mesi con un'azione abile ma sicuramente non corretta di appropriazione di denaro, meglio sequestrargli il denaro che dargli 3 anni e mezzo con la condizionale. È vero anche quindi, questo, certo. Dei tre, quello che mi sembra che esca condannato ma non perdente è Consorte, perché non credo che Fiorani viva nel lusso, non credo, non lo so, credo che alla fine... vive di beneficenze varie, nel senso che si adopera per le stesse e non che dispensi economia. No, nel senso che non credo che abbiano sequestrato tutto per ragioni, certo. E l'altro non credo che sia arricchito, ne abbiamo uno in compenso che è riuscito a cavarsela, a parte la condanna, con un vantaggio materiale importante. Allora valuterei, piuttosto che condannare la gente ad andare più o meno in galera per un anno, togliersi i lacci delle scarpe e poi tornare fuori, fare come tipo Vanna Marchi, il modello ridicolo di Vanna Marchi, inutilmente arrestata, passava a impedirle di fare la televisione, buonanotte. Cioè abbiamo queste condanne esemplari, Vanna Marchi, Cuffaro, perché la gente deve per forza andare ad affollare inutilmente le galere, non si capisce perché. Vanno viceversa puniti sul denaro. Cioè dove si verifichi che hanno fatto appropriazioni indebite, occorre procedere a sottrargli quello che loro hanno indebitamente accumulato. Ma questo è la visione che io ho da un punto di vista. No, ma è corretta, certamente. Moralistico, perché è un ragionamento moralistico il mio, non avendo guardato le carte, perché non avendo alcuna fiducia nei magistrati, non è neppure certo che la condanna sia giusta, cioè sono assolutamente alieno dal pensare che un giudice è in grado di dare una condanna. Quando lei pensa che dopo tutto questo can-can su Bisignani, come l'ho detto, ai domiciliari, la cronaca le dà ragione, lei l'aveva anticipato anche per Papa, no, per Papa ai domiciliari quello finirà nel nulla, ma l'altro che è più furbo ha trattato il patteggiamento. Con la distruzione globale, tombale di tutta la documentazione che lo investe, che abbiamo letto sul Fatto, 4 telefonate cretine, tutto questo in cambio di una condanna patteggiata a 1 anno e 8 mesi. Però lei mi deve spiegare, se per una condanna a 1 anno e 8 mesi, che evidentemente connota un reatino, perché è una condanna con la condizionale che è così puramente simbolica, abbiamo dovuto leggere che questo qua sembrava Nembo Kid, cioè, perché è politica, è una vicenda politica, sappiamo bene, no? Cioè, Bisignani vale 1 anno e 8 mesi, Papa sarà assolto.